Che cos'è il virus dell'alga? Ecco perché bisogna stare allerta. Recentemente, a San Donà di Piave, vicino Venezia, alcune persone hanno avuto malori dopo aver mangiato sushi in un ristorante locale. I sintomi includevano nausea, diarrea e vomito. Ciò ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e ha spinto le autorità sanitarie a indagare per identificare la causa di questi episodi. Le indagini, condotte dall'URSS4 e dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, hanno portato a un risultato inaspettato. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il ristorante in questione non è stato ritenuto responsabile per la diretta contaminazione dei piatti di sushi serviti. Le analisi hanno infatti rivelato che la fonte del problema era un virus presente nell'alga wakame, un ingrediente comune in molti piatti di sushi. Questa scoperta ha escluso qualsiasi colpa diretta del ristorante, che ha dimostrato di seguire le norme igienico-sanitarie vigenti e, pertanto, non è stato chiuso a seguito delle segnalazioni. Di conseguenza, l'attenzione si è spostata sulla sicurezza della catena di approvvigionamento delle alghe. Le autorità sanitarie hanno quindi attivato un sistema di allerta rapido per gli alimenti, mirato a bloccare il commercio della partita di alghe contenente il virus, e a ritirare quelle già distribuite nei punti vendita. Questa misura precauzionale è stata adottata per prevenire ulteriori casi di intossicazione alimentare e per proteggere la salute dei consumatori. Questo episodio sottolinea l'importanza di monitorare attentamente tutti gli ingredienti utilizzati nella preparazione dei piatti, specialmente quando si tratta di alimenti crudi come il sushi, che possono essere veicoli di agenti patogeni se non gestiti correttamente. È anche un promemoria del ruolo cruciale che le autorità sanitarie e i sistemi di allerta rapida giocano nella tutela della salute pubblica, permettendo un'azione tempestiva in caso di rischio alimentare. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie!